mister, un 3-1, una sconfitta frutto degli episodi o di un qualcosa che poteva essere costruito nei 90 minuti ma è mancato ai Granata? Ma è frutto di, sicuramente di tanti cose, di un percorso fuori casa che non riusciamo a rendere più fluido e migliore, perché per un motivo o per l'altro ci complichiamo sempre la vita, perché questa era una partita che noi avevamo approcciato benissimo a mio avviso. Mezz'ora fatta bene, avevamo avuto anche secondo me con un po' più di cattiveria quella che fuori casa a volte ci manca, mentre invece in casa riusciamo a trovarla, non capisco perché, ad andare anche in vantaggio. Poi la prima situazione abbiamo preso gol e la partita poi si complica, è chiaro. Poi sei bravo a ribaltarla, fai uno pari e dopo pochi minuti prendi il secondo gol. Però anche lì non dovevamo cambiare atteggiamento, comunque bisogna rimanere in partita perché i risultati possono cambiare. Il 3-1 è un regalo clamoroso da parte nostra, non possiamo fare questa ingenuità. Se noi vogliamo crescere, se noi vogliamo fare un campionato che ci vede costantemente nelle zone alte della classifica, sicuramente non possiamo regalare gol così e non possiamo sicuramente fare e uscire dal campo poi dopo lo svantaggio, perché credo che questa squadra non può far vedere che in casa c'è un tipo di atteggiamento e fuori casa un altro. Bisogna lavorare molto su questo e bisogna cambiare sicuramente testa. Ecco mister, un primo tempo che ha ricordato molto lo spartito di Venezia, un buon equilibrio, poi una folata offensiva degli avversari, l'ingresso di Rosina che ha fatto subito bene, il gol dopo il primo tocco al rientro in campo, può essere questa una base di ripartenza? Ora non lo so, ora noi dobbiamo leccarci le ferite, andare a rivedere bene la partita e a capire quelle che sono al momento le nostre difficoltà, che ripeto sono di carattere a mio avviso fuori casa, anche a volte di uscire dal campo così in maniera così non va bene. Insomma, noi in casa siamo una squadra che anche nelle difficoltà ha sempre reagito, è venuta sempre fuori la grande, ha sofferto in maniera importante quando c'era da soffrire, perché ci sono state le partite in casa che abbiamo sofferto, però abbiamo portato a casa il risultato. Fuori casa non può essere che la prima difficoltà insomma ci sciogliamo, e poi se anche riusciamo a recuperare la partita, poi nel momento che abbiamo noi il pallino in mano, l'inerzia in mano, si riprende gol e dopo diventa tutto più difficile, senza poi ripeto considerare che il terzo gol non ci siamo, bisogna uscire da questa situazione il più presto possibile, altrimenti rischieremo di compromettere il campionato. Mister, è di corsa, ma una rapida considerazione anche con lo studio. Sì, mister, buonasera, sono Luca Esposito. Un notevole passo indietro chiaramente rispetto alla prova. Buonasera. Com'è? Buonasera. Buonasera, buonasera. Un notevole passo indietro rispetto alla gara, anche se non bella, contro lo Spezia. Questa volta però, a differenza delle altre volte, è la difesa che diciamo è mancata. Ci sono stati diversi errori difensivi, soprattutto sul terzo gol, tra l'altro quello di disimpegno, quell'errore di Vitale, e poi vi chiedevo come mai Schiavi non ha preso parte alla partita, e se poi questa disattenzione difensiva è attribuita al fatto che la squadra non giocava da due settimane, diciamo. No, ma questo non c'entra nulla. No, questo non c'entra nulla. Schiavi non ha giocato perché la difesa con lo Spezia aveva fatto molto bene, si erano ben comportati, per cui ho dato seguito al reparto senza stare a fare ancora cambiamenti, visto e considerato che la prestazione dei tre difensori contro lo Spezia era stata, a mio avviso, molto positiva. E quindi chi fa bene va premiato. E ho giocato con la stessa difesa. Il resto, sì, ci sono stati degli errori difensivi che solitamente non commettiamo, però poi bisogna vedere se poi l'errore nasce solo per colpa difensivi nel senso generale della squadra. Non, bisogna andare a vedere i singoli, chi è che poi ha commesso l'errore nello specifico, perché l'errore può essere anche da considerarsi se uno lo lasci crossare in maniera libera, diciamo, no? E poi dall'altra parte arrivano a colpire la palla di testa. Ora le azioni vanno riviste con grande attenzione, poi vanno valutate e poi andremo a trovare gli errori, come sono venuti e perché sono venuti. È chiaro che a livello difensivo rispetto al solito, ma a livello difensivo io parlo in maniera generale, abbiamo fatto meno bene, perché noi solitamente non siamo una squadra che riesce a perforarla così facilmente, e quindi dobbiamo lavorare su quello sicuramente, ma più che su quello io lavorerei più sull'atteggiamento e sulla mentalità, perché mi andrei a soffermare più lì, perché è quello che noi dobbiamo andare a correggere. Questa è una squadra che in casa è prima in classifica per punti e fuori casa sta giù nei bassi fondi, significa che c'è qualcosa che non riporta, e dobbiamo lavorarci molto e non dobbiamo uscire dal campo,
se anche si prende il 2-1, perché può capitare di prendere il 2-1, la partita si può rimettere in equilibrio, addirittura si può anche andare a vincere. Invece dopo il 2-1 è subentrata frenesia, abbiamo fatto un errore gravissimo, quello sul 3-1, e poi la partita fai fatica a rimetterla in equilibrio, perché è chiaro, con due gol di vantaggio, pochi minuti alla fine diventa tutto molto più complicato.